Avvocato Repici. Repici, avvocato Repici. Allora, avvocato Repici, mi scusi, c'è un problema di masterizzazione del disco di registrazione. Hanno bisogno di 5 minuti per riversare il disco, quindi dobbiamo sospendere, altrimenti non registra più. Dobbiamo sospendere 5 minuti o 3. A porte chiuse, nella formazione di prima, le parti sono tutte presenti, il videocollegamento è attivo. Stava esaminando la parte civile, avvocato Repici, prego. Grazie Presidente, avvocato Repici. Buongiorno, dottore. Senta, quando lei entrò al SISDE, ci entrò da civile o era appartenente a qualche forza di polizia? Sono entrato nell'84 proveniente dall'Arma dei Carabinieri. E che grado aveva nell'Arma dei Carabinieri? Ero in promozione per capitano. Non mi era arrivato il grado. Ho capito. Una volta entrato nel servizio segreto civile, è rimasto sempre in servizio, scusi la ripetizione, nel servizio segreto civile? Cioè dal momento del trasferimento? Dal momento in cui è entrato a far parte del servizio segreto civile, lei ha detto nell'84 a Catania, se esatto, non sbaglio. Esatto. Ecco, da quel momento ininterrottamente fino a oggi ha prestato servizio presso prima SISDE e poi AISI? Lo confermo. Bene. Senta, lei ha mai conosciuto un poliziotto a nome Vincenzo Di Blasi? Mai. Sa se Emanuele Piazza avesse rapporti con il poliziotto Vincenzo Di Blasi? Allora, che io ricordi, e l'ho affermato anche nel precedente dibattimento, lui aveva un poliziotto a nome Enzo. Ora, che questo fosse il poliziotto che ha nominato lei, non lo so, però ricordo che aveva un poliziotto a nome Enzo. Io non so se lei lo ha dichiarato nel dibattimento, perché gli atti abbiamo acquisiti oggi e sono 200 pagine, però lo ha certamente dichiarato il 19 novembre del 2018, quindi se abbiamo acquisito gli atti, chiedo cortesemente, focalizziamoci sui chiarimenti che non sono già acquisiti. Presidente, mi serviva per approfondire. Approfondiamo. Quindi devo procedere alla contestazione. Avvocato, quale contestazione deve fare? Se c'è una discordanza, per carità. A me pare che dica, il verbale abbiamo acquisito, Piazza mi parlò del suo amico e collega Enzo, che poi ho capito identificarsi con Di Blasi, del commissariato San Lorenzo. Appunto. E qual è la contestazione? Allora, intanto c'è il cognome, che il testimone non aveva riferito. Ma lei quando qui dice che poi ho capito identificarsi con Di Blasi, sulla base di che cosa lo dice? Lei ha detto Enzo. Com'è che ha identificato poi che si tratta di Di Blasi? Come, avvocato? Lei mi dice che Di Blasi lavorava al commissariato Mondello. Lei... Questo è un altro discorso. Vabbè, comunque, allora, la domanda l'ho fatta io. Lei quindi aveva... Non interrompa. Di Blasi dice che non lo conosceva. Le è stato contestato, l'ho fatto io, questa frase di, diciamo, del suo verbale al pubblico ministero, nella quale dice che poi ho capito essere Di Blasi. Lei questo lo ha capito, le è stato indicato, come lo ha capito, come chi ha fatto questo cognome, ecco, dopo aver detto Enzo. Sono stato chiaro, dottore? No, seguite adesso. Non ricordo come abbia fatto il collegamento, però forse l'ho letto sulla stampa, non so rispondere a questo con esattezza a questa domanda. Dottore, lei ha fatto più volte riferimento alla scala gerarchica
al di là dei nomi che in questo momento non ci interessano, può spiegare, quindi lei ha detto che era in servizio al centro SISD di Palermo, evidentemente nella scala gerarchica c'era il capo del centro SISD di Palermo, superiormente a lei, dopodiché qual è l'ulteriore gradino della scala gerarchica sopra il capo centro del SISD di Palermo a quel tempo? Il capo reparto. Capo reparto che era incardinato presso la direzione centrale? Confermo. Ecco. Il capo reparto chi era? Non lo posso dire. Lei ha mai conosciuto il dottor Luigi De Sena? Sì, l'ho conosciuto. Era lui il capo reparto? E si avvale sotto questo profilo del segreto d'ufficio. Non possiamo costringerlo. Andiamo avanti. Presidente, su questo magari evitiamo visto l'orario, ma... Ma lei potrà fare in tutte le sedi che vuole tutte le sue osservazioni. In questo momento il procedimento lo dirigo io, andiamo avanti. Certo. Poi io naturalmente, tutte le sue osservazioni. Presidente, andiamo avanti. Naturalmente con serenità maggiore, direi, potrei rappresentare... Maggiore di chi, scusi, avvocato? Maggiore. Maggiore di potrei chi? Potrei rappresentare... Maggiore è un termine di paragone, maggiore di chi? Maggiore di quella che si è tenuta fino a questo momento. Ma avvocato, potrei rappresentare avanti, alla Corte magari un orientamento diverso che io ritengo più corretto e magari invitare la Corte a prendere una diversa e posizione. E la Corte ha deciso, andiamo avanti. Va bene. E allora... Senta, lei ha fatto riferimento prima al ruolo del dottor Bruno Contrada quale responsabile del gruppo interno al SISD competente nella attività riguardante i latitanti. Può riferire fino a quando il dottor Contrada mantenne quel ruolo? No, credo di essere stato frainteso. Io non so chi me l'ha chiesto prima, ma mi è stato chiesto se esisteva una struttura dedita alla cattura dei latitanti. Mi sembra che mi è stato chiesto questo. Sì. Oh. E se il dottor Contrada dirigeva questa struttura. Mi sembra che mi sia stato chiesto questo. E lei non ha risposto affermativamente prima? No. Allora, lui ho risposto affermativamente nel senso che deduco che trattandosi attinendo il ruolo del dottor Contrada alla criminalità organizzata, desumo che questa struttura per la localizzazione dei latitanti e appartenenti alle organizzazioni criminali e ricadesse sotto la sua competenza, questo intendo dire. Poi a distanza di tempo, in tutta sincerità, non ricordo esattamente se in quegli anni precisi, poi non so lei a quali anni si riferisce, se all'89 o agli anni seguenti, fosse già nata quella struttura preposta specificamente alla localizzazione dei latitanti. Allora le faccio la domanda diretta. Lei sa se il dottor Bruno Contrada fra il 31 maggio 1987 e l'8 agosto 1989 assunse la direzione del coordinamento dei gruppi di ricerca latitanti all'interno del SISD? Non lo so se ricade esattamente in quel periodo, non lo ricordo. Non lo ricorda. Ricorda quale fu la causa, anzi, ricorda se in un periodo successivo a quello in cui non aveva più ricoperto quel ruolo, il dottor Contrada nuovamente tornò ad rivestire quel ruolo. In particolar modo a decorrere dal 6 marzo 1990. Non lo ricordo.
non lo ricorda. Sa quale fu la causa della cessazione in capo al dottor Contrada di questo ruolo l'8 agosto 1989, cioè 3 giorni dopo l'omicidio del poliziotto Agostino? Non lo ricordo. Senta, nel verbale già se ne dà atto, anzi sono sue dichiarazioni, suo suocero era un funzionario di polizia? Era un dirigente di polizia. Sì, quindi un dirigente di polizia. A nome? Musca, Attilio. Attilio Musca. Sì. Sa se avesse avuto rapporti per ragioni proprio di servizio con il dottor Bruno Contrada? E se sì, in che periodi? Io ricordo che entrambi hanno prestato servizio presso la questura di Palermo, questo lo ricordo. Il periodo deduco che sia antecedente agli anni, ritengo, no, non voglio fare indicare date perché possibilmente sbaglio, per cui no, non ricordo. Bene, le faccio una domanda specifica. Lei ha conoscenza se suo suocero, in epoca molto antica, fu in servizio alla squadra mobile di Palermo? Sotto la dirigenza del dottor Bruno Contrada? Non lo ricordo. Può riferire se negli anni 87, 88, 89, anzi facciamo così, dall'85 all'89 ci fossero rapporti di frequentazione o contatti fra il dottor Bruno Contrada e suo suocero? Con certezza non glielo so dire, però ritengo di sì, dal momento che si conoscevano da qualche decennio, per cui ritengo di poter dire di sì. Facciamo così, naturalmente non è per interesse delle sue vicende personali. Lei quando conobbe il suo suocero? In che anno, più o meno? Non mi interessa la data esatta. Nell'84. Prima di conoscerlo, lei aveva già conosciuto il dottor Bruno Contrada? Prima di conoscere mio suocero? Sì. Sì, l'avevo già conosciuto. Bene. Per ragioni del suo servizio? Cioè, avevo conosciuto prima di conoscere mio suocero, avevo conosciuto il dottor Contrada, sì, lo conferma. Per ragioni del suo servizio, giusto? Certamente. Le è mai capitato di incontrare il dottor Contrada insieme a suo suocero? Sì. Per ragioni private, diciamo, sì. Conviviali. Sì, anche negli anni 87, 88, 89? No, non ricordo. Un chiarimento che trae origine dalla qualità con cui lei si presentò a Emanuele Piazza come, diciamo, esponente dell'Alto Commissariato. Nel corso della sua attività come funzionario del SISDE a Palermo negli anni 88, 89, 90, aveva contatti con l'ufficio dell'Alto Commissariato Antimafia? 88, 89, 90? Sì. Indirettamente tramite il personale che vi aveva operato. Però poi
E adesso non ricordo più in che anno venne sciolto, perché cioè, non ricordo più il periodo, la data esatta, l'anno esatto in cui venne sciolto l'ufficio dell'Alto Commissario. È sicuramente successivo, ma la mia domanda era, io non ho capito la sua risposta, anzi, lei dice indirettamente, in che senso lei aveva rapporti indirettamente con esponenti di quell'ufficio? Perché conoscevo parte del personale. E quindi aveva rapporti con esponenti di quell'ufficio? Teneva contatti? Ma sporadicamente, cioè quando capitava. Il dottor D'Aloiso, lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto nella veste di capo di gabinetto dell'Alto Commissario. Bene, riesce a ricordare più o meno il periodo in cui lo conobbe e in cui il dottor D'Aloiso tenne quel ruolo? Non lo ricordo, ma è facile risalire... perché bisogna vedere quando lui ha ricoperto quell'incarico, per cui lei non lo ricordo. Lei personalmente non lo ricorda. No. Le chiedo se durante il periodo in cui lei ebbe contatti con il dottor D'Aloiso, ci fu un periodo in cui il dottor D'Aloiso zoppicava e utilizzava la stampella. Non lo ricordo precisamente, no. No. Va bene. E, senta, lei ha già riferito che il dottor D'Aloiso in epoca successiva divenne prefetto di Messina. Ci fu periodo di concomitanza fra la presenza del dottor D'Aloiso come prefetto di Messina e la posizione di suo suocero, il dottor Musca, come questore di Messina? È probabile. È probabile, non lo so dire con certezza, però mi sembra di sì. Senta, lei ha parlato dei rapporti con i dirigenti di alcuni commissariati. Io invece volevo chiederle quale fosse il tenore dei rapporti che per ragioni del suo ruolo lei ha tenuto con il dirigente della squadra mobile, dottor La Barbera. Col dottor La Barbera io autonomamente non ho avuto, tranne che per presentargli, per portargli, perché gliela portai di persona, la relazione relativa ai contatti col Piazza, io poi personalmente, da solo e autonomamente, posso dire di non aver avuto mai rapporti. Sempre attraverso il mio capocentro o in sua presenza. Perché lo accompagnavo, ma non molti contatti, sporadici. Lei ebbe mai notizia di una relazione di servizio di un poliziotto del commissariato San Lorenzo, redatta il giorno successivo all'omicidio Agostino, nella quale si segnalava il ruolo del poliziotto Antonino Agostino nella ricerca di latitanti con i nomi indicati di Salvatore Riina e Bernardo Provenzano? Non lo ricordo. Se non lo ricorda, che significa? Che non, se non lo ricordo è probabile che non mi risulti. Cioè non è una cosa che, di cui ha memoria questa che ha detto il difensore? Esatto, non ho memoria di questa... di questa relazione. Senta, lei ha mai svolto attività di raccolta informativa sul territorio
dell'Arenella e dell'Acqua Santa? L'attività informativa che svolgevamo era sempre mirata a qualcosa di particolare, ma non ricordo al momento nulla che mi portasse a pensare di aver svolto questo tipo di attività in quelle zone. Senta, lei ha mai frequentato il Castello Utvegio? Castello Utvegio ci sono stato una volta quando è stato istituito il centro Cerisdi? Il Cerisdi, esatto. Quando è stato istituito? Quando ricorda con sotto la dirigenza di chi? Il Cerisdi, intendo. In pratica ricordo di esserci andato in occasione della visita del direttore del servizio dell'epoca, che era il prefetto Malpica. E nella visita fatta dal prefetto Malpica al Cerisdi, lei ricorda chi fosse il dirigente del Cerisdi? E in particolare se fosse un ex direttore del SISDE? Anzi, preciso che non so se venne fisicamente il direttore al Cerisdi lì a Castello Utvegio. Ricordo che venne la sua segretaria particolare o qualche altro dirigente che si erano recati qui a Palermo. Ok, questo l'ho inteso. Sì. Le ho fatto la domanda su chi fosse il direttore del Cerisdi. All'epoca della visita? Certo. No, non lo ricordo. Ricordo che il direttore Cerisdi è stato il prefetto Verga. Ma questo è un ricordo vago. Solo perché ne resti traccia verbale, il Cerisdi è il centro studi... È un centro studi, un centro di ricerca, no? Esattamente, sì signore. Mi pare della regione? Che dice signore? Mi pare della regione? Della regione siciliana? Istituito dalla regione siciliana? Da chi è stato istituito? Se lo sa. No, comunque il centro studi di ricerca è... Centro di ricerca. Vabbè, esatto. Non perché ne resti traccia verbale. Sì, sì, sì. Prego. Non ho capito se poi ha fatto il nome di un dirigente del Cerisdi, forse io mi ero sovrapposto, oppure no, ho capito male. Ha detto Verga? Ho detto, sì sì, ho accennato, ho fatto il nome del prefetto Verga come direttore responsabile del Cerisdi, però non so se proprio in quell'anno lì, questo non lo so. Ma il prefetto Verga... era stato un suo superiore presso il SISDE? No, il prefetto Verga, che io ricordo, è stato alto commissario. Che dice? E lei aveva avuto rapporti con lui? No, assolutamente. Può riferire alla corte quando conobbe lei il dottor Elio Antinoro? Posso ricordare il ruolo che ricopriva quando lo conobbi ed era dirigente del commissariato Zisa. Mi sembra di ricordare questo ruolo. Per quel che... Ricorda se lo conobbe prima o dopo la scomparsa di Emanuele Piazza? Non ricordo. Lei, diciamo, attività con riferimento... o in contatto con il commissariato San Lorenzo, ne svolse prima dell'omicidio di Antonino Agostino?
Non ricordo di aver svolto attività dirette col commissariato prima. Senta, le era stato chiesto, ma io non ho capito la risposta, o forse poi il discorso è sviato in altra direzione. Lei si è mai occupato di un latitante a nome Armando Bonanno? Ritengo che sia stato, che si tratti del latitante per il quale il dottor Antinoro chiese la collaborazione del SISDE. Ecco, Credo di ricordare. ma la domanda che le faccio io è questa. All'epoca di questa proposta verificaste da risultanze informative di qualunque tipo se Armando Bonanno fosse ancora vivo oppure in realtà fosse defunto? E peraltro non per cause naturali. Cioè, lei mi sta chiedendo se la proposta per la cattura di questo latitante No. fosse stata seguita da un'attività di verifica del soggetto che fosse in vita. A distanza di tanto tempo, cioè, non ricordo, però cioè, lo ritengo. Cioè, se lui stesso chiedeva la collaborazione per la cattura del latitante Bonanno, ritengo che avesse fatto lui le verifiche. Quindi voi vi adeguavate, diciamo, asetticamente alle proposte che vi venivano, rivolte? Ma quando c'era una proposta di collaborazione che riguardava nella fattispecie la cattura di un latitante, noi valutavamo il compenso che il proponente rappresentava e se veniva valutata dalla gerarchia e se corrispondeva o al prezziario oppure era un prezzo che è congruo, diciamo congruo tra virgolette, per i capi d'accusa che pendevano, i provvedimenti che pendevano in carico al soggetto, il numero di anni di latitanza e quant'altro, e allora si dava la disponibilità chiaramente al risultato conseguito. Per Certo. cui la stessa domanda sua dice: ma era in vita o non era in vita? Ma se non veniva catturato non veniva dato alcun compenso. Giusto. E le chiedo, quindi l'unica, diciamo, attività che in quelle occasioni di richiesta di collaborazione o comunque di proposta da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria o di un organismo di polizia giudiziaria rivolta a voi, l'unica vostra attività era il pagamento del prezzo? Oppure c'era anche attività da svolgere di altro tipo? No, per quanto riguarda lei si riferisce unicamente ai latitanti, alla cattura dei latitanti o a altro tipo di attività, a altro tipo di richiesta di collaborazione? No, guardi, Ecco. glielo dico io, siccome stiamo facendo un processo e dobbiamo essere aderenti ai dati del processo, lei risponda su quello che in questo momento è di rilievo nel processo, cioè l'attività di ricattura dei latitanti. Allora, per quanto riguarda la richiesta di collaborazioni, per quanto mi risulta, verteva prevalentemente, nella maggior parte dei casi, all'elargizione di un compenso al risultato conseguito. Poi poteva anche verificarsi un'attività di collaborazione dal punto di vista del supporto tecnico. Per cui, soprattutto in quell'epoca, io ricordo a memoria che noi eravamo particolarmente, noi come struttura, non io, eravamo particolarmente specializzati e preparati nell'impiego di dispositivi tecnici che potessero essere utili
individuazione dei latitanti e del latitante per il quale veniva proposta la collaborazione. Ecco, quindi si fosse risolto tutto esclusivamente nel pagamento di una somma di denaro, le dice, se era morto non c'era ragione di preoccuparsi perché non sarebbe mai stato catturato. Se invece, oltre al pagamento di una somma di denaro, c'era il dispiego di energie, di impegno, di uomini, di mezzi, voi, quando vi veniva fatta una proposta, non valutavate in nessun modo? La ricevevate asetticamente? No, ho già detto prima che veniva valutato il tutto veniva valutato dalla scala gerarchica, per cui si tramitava e si inoltrava alla scala gerarchica il tipo di proposta nei dettagli, per cui se era solo un compenso, l'aveva già detto poco fa. Esatto. Ma nel tramitarla ai superiori gerarchici, lei esprimeva una sua valutazione? Oppure dovevano essere i superiori gerarchici ad approfondire la affidabilità della richiesta, la fondatezza, la ragionevolezza, l'utilità? Io proponevo l'inoltro della richiesta così come veniva presentata, anche perché trattandosi di latitanti è facile pensare che i tempi non fossero così lunghi e pertanto andava inoltrata in tempi rapidi, perché la notizia che poteva riguardare la localizzazione di un latitante è facile pensare che oggi è attuale, fra una settimana potrebbe essere anche non più attuale, appunto. E quindi la valutazione era rimessa alla sede centrale? Alla scala gerarchica, sì. Veniva fatta da voi una valutazione comparativa, e cioè se ci impegniamo su Armando Bonanno morto, distogliamo energie da utilizzare per Salvatore Riina e Bernardo Provenzano vivi. C'era un tipo di valutazione comparativa di questo tipo? Allora io voglio dirle onestamente che io non è che ricoprissi un ruolo di chissà quale livello all'epoca alla quale fa riferimento lei, per cui non avevo questa autonomia decisionale o di valutazione, per cui io ero inquadrato in un contesto gerarchico. Ma scusi, quando è stata fatta questa richiesta di collaborazione per la ricerca di Bonanno Armando, mi pare che l'ha detto poco fa, voi sapevate che era morto? Avevate accertato che era morto? A me sinceramente non risulta di... Vi sareste impegnati eventualmente mezzi, uomini, strumenti, come diceva il difensore, se aveste saputo che era morto? E se avessimo saputo che era morto non penso che ci saremmo impegnati. Ci sarebbe stato un problema di comparazione tra un latitante morto e due latitanti vivi? Ma se avessimo saputo che il latitante si trattava di un latitante morto, non penso che si sarebbe dato seguito. Ma concretamente voi non lo sapevate? No. Vabbè. Né lo verificavate? In quel caso non l'avete verificato? Che no, lei sappia? Che io sappia, cioè non lo so proprio. Vabbè. No. Lei si è occupato nella sua attività di raccolta informativa dell'attentato al dottor Falcone alla Daura? Lo escludo. Senta, nell'anno 89 lei è mai stato presente o ha avuto contezza personale dell'intervento a Palermo del dottor Luigi De Sena e di sue relazioni operative con il dirigente della squadra mobile dottor La Barbera? Ho avuto notizia e mi risulta che lui venisse saltuariamente, o no, cioè non so dirlo con quale frequenza, però che veniva, sì. Mi risulta. E questa è una prima parte.
della risposta, e la ringrazio. E quando lui veniva, le risulta che si relazionasse con il dirigente della squadra mobile, dottor La Barbera? Non lo so, non lo so, non mi risulta. Non le risulta. Lei si è occupato di attività di raccolta informativa sulla presenza provincia di Palermo del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno? Lo escludo. Bene. Un'ultima cosa. Nell'attività che lei svolgeva quotidianamente, era attività che prevalentemente rimaneva di tipo informale, oppure lei formalizzava in appunti tutte le informazioni o le principali informazioni che raccoglieva? Appunti che rivolgeva naturalmente ai suoi superiori gerarchici. Prevalentemente li formalizzavo, laddove sulla base dei riscontri che acquisivo meritavano attenzione. E ha ricordo di una sua formalizzazione, cioè di appunti a sua, cioè redatti proprio da lei, circa le sue relazioni con il dottor Elio Antinoro, con il dottor Salvatore D'Aleo e con il dottor Saverio Montalbano? Non ho capito, mi scusi, ho ricordo di cosa? Se lei, con appunti redatti personalmente da lei, sì, ha attestato attività svolta in diciamo interlocuzione con il con i dottori Elio Antinoro, Salvatore D'Aleo e Saverio Montalbano, anche separatamente naturalmente. Ricordo solo del col dottor Antinoro per quanto riguarda la proposta di cui si è detto prima. Ora, rispetto a quella proposta, vabbè, già era stata contestata e nulla era emerso. Lei si è mai occupato di attività di raccolta informativa su un tale Giacomo Palazzolo, scomparso a metà del 1989? No, non mi sono mai occupato. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Le altre parti civili?